dopo 20 anni faremo delle modifiche allo statuto dell'ente carnevalesca. Questo è veramente un passaggio storico, non solo perché andiamo un pochino a modernizzare e andiamo a rendere più snelle e più alla portata dei nostri tempi lo statuto, ma anche perché ce lo richiede il MIBAC, nel senso che essendo entrati nei finanziamenti dei carnevali storici triennio 2018-2020, ci sono richieste ovviamente dei passaggi importanti, dobbiamo assolutamente richiedere la personalità giuridica, cosa che io poi sostengo da sempre, perché attualmente siamo un'associazione alla stregua di un gruppo di amici che si mette insieme in parrocchia per fare del teatro, e penso che la più antica associazione di Fano che sia alla stregua di un puro divertimento, beh, direi che non è assolutamente il caso. Quindi prendiamo la personalità giuridica, ci strutturiamo, facciamo un passo in avanti verso quella tra virgolette professionalità a cui tanto tengo. Quindi abbiamo anche così la possibilità di partecipare a bandi, a finanziamenti, cose che fino adesso non potevamo fare, perlomeno non tutti, proprio per questo motivo. Appunto, proprio il bando sui carnevali storici lo doveva fare il comune per noi, perché non avevamo la personalità giuridica. Quindi questo è un passo veramente storico. Io prego tutti i soci della carnevalesca il 22 di venire all'assemblea per partecipare a questo storico evento, per diventare insieme un ente veramente più strutturato e più pressante sulla città.